Ciao Bad Comics, dopo avervi parlato degli adattamenti delle prime due trilogie dei film di Star Wars raccolti di recente da Panini Comics in un bel cofanetto, è il momento di affrontare l'ennesimo adattamento di una pellicola di questa grande saga, questa grande space opera, che è appunto Rogue One, Star Wars Story. Si tratta di fatto del primo spin-off ufficiale della saga che si svolge non nelle trilogie classiche, ma tra una trilogia e l'altra, e mostra la vera storia di quello squadrone speciale, quello squadrone coraggioso, ribelle, che si occupò di rubare i piani della prima Morte Nera, che poi consentirono ai ribelli di una nuova speranza, tra i quali c'erano pure appunto i classici personaggi di questa storia, ossia Luke Skywalker, Han Solo, Leia, di distruggere appunto questa macchina gigante di distruzione interplanetaria. È uscito anche l'adattamento di Episodio 7, Il risveglio della forza. Presumo che sia prossima all'uscita di quello di episodio 8. Cercheremo comunque di darvi una panoramica quanto più completa e di recuperare tutto ciò che abbiamo lasciato indietro. Il film Rogue One Star Wars Story di Gareth Edwards è un film davvero molto bello, molto valido, molto denso, con una storia che di una certa di una certa levatura, che ha anche un carico emotivo importante. Non è una storia che lascia indifferenti, specie perché, se l'avete visto, sapete le avventure, o meglio, le disavventure a cui i personaggi protagonisti, in primis Jyn Erso, andranno incontro. È un bel film, ed è un film anche molto difficile da adattare a fumetto, proprio perché ha uno storytelling davvero denso e molto molto dinamico, molto più dinamico rispetto alle pellicole classiche di Star Wars. Se vogliamo, Rogue One è il primissimo film in cui vediamo il war in Star Wars, vediamo la guerra. È il primo film in cui le fanterie si scontrano tra loro in maniera brutale. Non abbiamo cavalieri Jedi con le loro spade laser, con la loro eleganza nel combattimento, i loro poteri derivanti dalla forza. Abbiamo uomini che si massacrano tra loro, ognuno in nome del proprio ideale, del proprio principio. Quindi tradurre tutti questi aspetti in un linguaggio diverso, perché cinema e fumetto, ok, sono molto simili su certe cose, ma anche molto molto diversi su altre, non è impresa facile. Gli attori dell'adattamento sono Jodie Hoser per quanto riguarda i testi, e Emilio Laiso, credo si pronunci così, per quanto concerne i disegni. Ora, l'adattamento è buono, è molto buono, soprattutto fedele alla storia originale, e riesce con un bel lavoro di sintesi, con un bel lavoro di adattamento appunto, a preservare abbastanza immutati tutti quei passaggi chiave, quei momenti clou che hanno reso Rogue One una bella pellicola, in particolare appunto quelli più dinamici e più intensi. Ci sono piccole sbavature, ovviamente la sequenza quella di Darth Vader, nel finale non conserva lo stesso climax, potremmo dire, non conserva la stessa intensità, ma sarebbe stato impossibile farlo, perché quella è una sequenza puramente cinematografica, non c'è dialogo, c'è solo silenzio, intensità, gravitas. Jodie Hoser è molto una sceneggiatrice che a me piace molto, soprattutto è brava a dare una voce ai personaggi, specie a quelli femminili, e soprattutto non è nuova ad adattamenti di film o serie TV a fumetti, quindi ha imparato tutti quegli stilemi classici che servono a creare questa transizione.
Ai disegni c'è Emilio Laiso, che è un disegnatore onestissimo, non è il film noto delle copertine. Film noto sta disegnando poco, non so cosa sta facendo ultimamente, ma lo sono un po' perso. Non è il film noto delle copertine, ma ha uno stile comunque abbastanza simile, forse un pelo troppo fotografico, dipende un po' da Photoshop, si vede, evidente. Però è bravo a preservare i design, i concept della mitologia di Star Wars, a partire dai costumi, dalle astronavi, dalle armi, ma anche la stessa fisionomia dei personaggi, che ovviamente hanno un corrispettivo reale, hanno degli attori che li hanno interpretati. Il tutto va un po' a sacrificare però lo storytelling, la dinamicità della storia, che nella storia originale, cioè nel film originale di Rogue One, è un aspetto preponderante. È un buon adattamento. Devo dire che, per quanto negli adattamenti dei film di Star Wars, la Marvel adesso, prima non c'era la Marvel, non abbiano mai schierato pesi massimi, tranne nella prima trilogia, negli adattamenti della prima trilogia, come vi ho già detto, i mestieranti, vogliamo chiamarli così, che si trovano a lavorare su questi adattamenti sono onestissimi e riescono comunque a fare un lavoro apprezzabile, sia per i fan che vogliono avere queste storie in ogni forma cross-mediale possibile, sia per chi magari si vuole avvicinare a questa mitologia, a questo universo, attraverso i fumetti, cosa buona e giusta. Questo è quanto. Rogue One, Star Wars Story, l'adattamento ufficiale. Ciao, Bad Comics!